Quando si inizia a vincere i cicli partono sempre, quindi la squadra è ben strutturata, ha ottimi giocatori, ha un grande allenatore e secondo me ci sono le basi per poter creare un qualcosa di continuo, di duraturo. L'ebbrezza, l'adrenalina che ti dà essere portiere, l'ho vissuta per una vita. Sono emozioni che sono belle da provare, quindi si dice che ci sia un po' la crisi di vocazione del portiere, che non la vuole fare più nessuno. Allora, quindi questo può essere anche un monito a chi non ha ancora deciso. Quindi fate i portieri che vi divertirete. Di solito si dice il ruolo del portiere, io l'ho sempre detto e lo dico anche quando magari parlo con i più giovani, è più bello perché sei sempre protagonista, nel bene e nel male. Nel bene è bello perché ricevi gli applausi, perché con un intervento hai evitato un gol, nel male perché un eventuale sbavatura, un errore, la paghi cara subendo gol e poi diciamo che il portiere è sempre additato come il colpevole eventuale di una sconfitta. Quindi il fascino del ruolo è l'essere sempre protagonista. Sì, è una bella lotta in entrambi i casi, sia per la corsa Champions che per la salvezza, perché la cosa bella del campionato è che si decide tutto negli ultimi 90 minuti. Per il Toro 180, perché il Torino ha una chance in più, perché con un punto contro la Lazio si salva. Per la corsa Champions è una bella, anche lì è difficile. È vero che sia il Napoli che il Milan hanno il futuro, il destino nelle proprie mani, perché alla fine con una vittoria ci vanno dritte e penalizzerebbero la Juventus. Però forse il compito più difficile è quello del Milan, che andare a vincere a Bergamo contro un'Atalanta che secondo me è la squadra più in forma delle ultime settimane, potrebbe essere complicato. Quando si inizia a vincere i cicli partono sempre, quindi la squadra è ben strutturata, ha ottimi giocatori, ha un grande allenatore e secondo me ci sono le basi per poter creare un qualcosa di continuo, di duraturo. È normale che bisognerà anche vedere le vicende societarie, perché diciamo che negli ultimi giorni, oltre a godersi la festa scudetto, già in ambiente Inter si parla di Conte, di futuri acquisti, di cessioni, di situazione anche finanziaria, quindi penso che il nodo sarà quello, capire che progetti ha la società e soprattutto che possibilità ha di investire o di tenere i giocatori che quest'anno hanno fatto la differenza. Parlo di Lukaku, di Lautaro, cioè, di tanti, Barella, cioè, penso che hanno fatto un grandissimo campionato, dominato alla fine, perché il girone di ritorno è stato esaltante e questa è sicuramente una buona base per il futuro. Ci sono profili molto, molto validi e portieri di assoluto livello, basta pensare ai portieri della nostra nazionale, sono i nomi che sono stati alternati nelle convocazioni, poi è normale Donnarumma, Meret, Cragno, Gollini, è stato anche Silvestri del Verona, è stato convocato in qualche stage, quindi questo ci conferma che i portieri italiani sono molto validi. Donnarumma, portiere fatto e finito, che è giovanissimo, ma ormai tra virgolette sembra un vecchio perché è un nome che già sentiamo da anni, invece essendo un 99 ha ancora una carriera davanti, quindi portiere completo e soprattutto che interpreta molto bene il ruolo e ciò che adesso il ruolo del portiere chiede. Io sarei contento se Donnarumma rimanesse al Milan perché diventerebbe la bandiera del Milan. Obiettivamente credo che la decisione sarà in funzione della qualificazione Champions sì o Champions no, proprio perché Donnarumma, essendo un giocatore ambizioso, vorrebbe avere l'occasione, immagino, di calcare palcoscenici europei anche di grande livello. Secondo me sta ancora bene Gigi e io penso che voglia ancora giocare, è normale che in questi casi devi saper scegliere, non devi farti prendere dall'entusiasmo di dire voglio ancora giocare, voglio avere ancora le mie chance, devi scegliere una soluzione che gli possa dare un'opportunità, però anche un palcoscenico importante, quindi penso che il nodo sarà quello. È normale che Gigi ha rappresentato la Juve e la nazionale italiana per anni, ormai una pietra miliare del calcio italiano, europeo. Secondo me sta ancora bene e lo ha dimostrato anche nelle ultime prestazioni che alla fine non ha per niente fatto rimpiangere Szczęsny e questo ci dice tutto sulla sua qualità. L'Italia di Mancini, io do come primo merito a Mancini di aver riavvicinato
gli spettatori, il tifo italiano alla nazionale, cosa che negli ultimi, nel periodo pre-Mancini c'era stato un po' di distacco, la mancata qualificazione mondiale aveva un po' allontanato il tifoso dalla nazionale, si era creato un po' troppo distacco, e questo non è bello, perché comunque la nazionale rappresenta l'Italia e il calcio italiano. Mancini questo attraverso le vittorie, attraverso anche il bel gioco, è riuscito a ricreare questo feeling con i tifosi. Penso che l'Italia abbia ottime potenzialità, perché ha tanti giocatori validi, ma soprattutto tanti giocatori giovani validi, molto bravi. Di conseguenza può giocarsi l'europeo, però potrà giocarsi anche un eventuale mondiale tra un paio d'anni, quindi cioè, è una squadra che ha delle prospettive anche nel medio e lungo termine, ecco. Quindi è evidente che in un europeo poi devi anche capire lo stato di forma in cui inizi la competizione, devi avere la fortuna, anche essendo poche partite, di trovare il mese giusto, dove tutti stanno alla grande. È stata anche una stagione molto molto faticosa, tante partite compresse, quindi bisognerà vedere in che condizione si arriverà. È normale che alcune nazionali, parlo di Francia, di Spagna, quelle ci sono sempre e saranno sempre le più accreditate, però secondo me l'Italia può fare bene.